Livia piace tutto ciò che dove si ammazzano, sì, si sparano. Sì, voglio fare questo. Voglio fare sangue e violenza. Eccoci. Ti piacciamo? Mi piace molto. Allora, sono qui con Lidia, che è doppiatrice, attrice, che è venuta qua per la prima volta, era la sua prima esperienza. Sì, prima esperienza in assoluto. Esatto. Bello, divertente, perché appunto uno si mette anche alla prova. Esatto. Quello che interessava a me sostanzialmente era l'idea di trovare anche una chiave diversa, che non fosse finalizzata all'insegnare il doppiaggio, perché c'è gente molto più qualificata di me, certo, che può insegnare il doppiaggio. Io non ho mai diretto, non ha chiamato, io gli ho detto ma io non dirigo, proviamo. Però quello che posso portare io come esperienza è il percorso che ho fatto anche su di me per arrivare a capire certe cose che potevano essere l'intralcio o che potevano ostacolare una certa anche tranquillità di stare al microfono, di arrivare a fare determinate cose. Okay. La voce per la quale sei più conosciuta, o che magari ti dicono ti ho riconosciuto per quella voce? Io tendo a dimenticare quello che faccio nel giro di 20 secondi. Quello che ti ricordano però gli altri. Una serie che è stata molto carina è stata Little Murder di Agatha Christie, dove facevo questo personaggio un po' Marilyn, un po' svampitina, che è stata molto divertente ed è stata anche molto vista. Più recentemente c'è stata la mia prediletta di Netflix. Tu e tua madre stavate scappando da qualcosa. Ce ne sono cose che sicuramente sono state più viste di altre, certo, però io le rimuovo. Ok, quindi... ma un po' tutti, diciamo, sì. Quando eri bambina, no? Sei sempre stata appassionata dal mondo del doppiaggio, della recitazione? No, non lo conoscevo proprio. Mi piaceva, mi divertivo, facevo gli spettacolini con le amiche e queste cose così. Ero estroversa, facevo casino con i compagni, mi divertivo, scrivevo. Mi ricordo che in classe mi piaceva mettermi là a scrivere cose. Che è una cosa che poi ho fatto, perché ho scritto per il teatro, ho scritto 5 commedie. Quindi già questo aspetto della creazione mi interessava, però così a cazzeggio, non avevo mai pensato di farne poi effettivamente la mia professione. È una cosa che è arrivata dopo. Mi piaceva lo sport, per cui quando ho finito il liceo ho fatto scienze motorie. Io mi dovevo laureare e mi hanno bocciato all'ultimo esame. L'ho trovato una cosa un po', cioè, quell'esame non l'ho più dato, l'ho dato poi un paio di anni dopo. Nel frattempo mi sono iscritta a una scuola di teatro dove ero entrata a far parte di un gruppo. Facevamo cabaret, sketch di cabaret, ci esibivamo all'Almastro Ianni a Roma, avevamo fatto delle tournée con Pino Insegno. Sì, quindi cominciavo comunque ad andare verso il teatro. Avevi intorno ai 20 anni più o meno? Sì, più o meno sì. Lì c'era anche un corso di doppiaggio e lo teneva Massimo Giuliani. E praticamente durante quel corso di doppiaggio sono entrata in sala e ho detto oddio, che meraviglia, ma io voglio fare questo. E quindi poi ho continuato anche a lavorare in teatro, ho formato anche una compagnia di teatro, ho scritto per il teatro, ho messo in scena varie cose, però poi è sempre rimasta questa passione per il doppiaggio che piano piano ho iniziato a coltivare. È diventato qualcosa di più che un hobby, nel senso che al tempo si andava comunque a seguire in sala, andavo in sala e chiedevo di assistere, di vedere gli altri come lavoravano, poi finiva il turno e magari piano piano prendevi coraggio e chiedevi un provino. E devo dire che all'inizio è stato tutto abbastanza rapido, ho iniziato a lavorare abbastanza presto. Se avessi creato un sito con tutti questi problemi mi suiciderei. Domande? Ne ho parecchie, la prima è come ti è venuto in mente? Non sapevo neanche che esistesse il doppiaggio, finché non ho fatto questo corso e ho provato a farlo. Non mi ero proprio mai posta il problema dell'esistenza del doppiaggio. Io vedevo i film, per me vanno bene così, non mi ero chiesta cosa c'era dietro. Quando poi l'ho provato mi si è aperto un mondo, perché essendo un po' italiano medio, a me queste cose un po', queste americanate, mi sono sempre piaciute. Esatto, e quindi l'idea di poter fare quelle cose lì, che però in Italia non vengono prodotte, cioè Fast and Furious in Italia non lo fanno, no. E quindi invece facendo il doppiaggio potevi fare quelle cose lì. Anche belle. Anche se ultimamente ci stanno un po' provando adesso un po' di più, però il cinema italiano era un po' più soft, esatto, invece tutte quelle cose un po' della CIA, sì. Se poi ne faccio pochissime perché non è il tipo di personaggio. Dovete sapere che a Livia piace tutto ciò che dove si ammazzano, sì, si sparano, si sparano, gli horror, inizialmente venendo anche da
una formazione di commedia scrivendo commedie e tutto, avevo molta facilità nelle commedie, nel comico, e avevo anche tempi comici giusti, quindi per lungo periodo ho fatto più quello. E quindi un po', sai, quando fai tanto una cosa avevi sempre l'aspirazione vorrei fare un drammone, voglio distruggermi, voglio piangere, per cui così. Però la passione per gli horror, per le cose, è stata quella che mi ha spinto a dire: ma io voglio fare questo, voglio fare sangue e violenza. E all'inizio, diciamo dopo il percorso di studi, quali sono stati i problemi che hai riscontrato? All'inizio pochissimi. Tutto il discorso che abbiamo fatto anche noi dell'insicurezza, per quanto riguarda me, è venuto un po' con gli anni, perché all'inizio ce l'avevo di più quella sfrontatezza, quella sicurezza in me stessa, ero più incosciente. Quando poi è iniziata a diventare effettivamente una professione, se tu inizi ad avere un certo giro, un certo numero di turni e di cose, riesci comunque ad avere una continuità. Certo. Però poi io avevo il desiderio di migliorare, di fare qualcosa di più, di avere una soddisfazione più grande da quello che facevo. Certo. È lì che mi è presa l'insicurezza del: oddio, non sono abbastanza capace, oddio, non sono abbastanza brava, oddio, però dovrei fare questo, non riesco a fare quella cosa in più perché non vengo vista. Cioè, mi capitava magari di vincere il provino, di fare la cosa un po' più bella, però poi non portava a niente, che ne so, di fare quel personaggio e poi però tornavi a fare i turni di brusio. Allora, essendo gemelli e psicopatica, a un certo punto ho deciso che avrei smesso. Quindi è arrivato un momento in cui hai detto: sì, okay, perché basta. Comunque la frustrazione era tanta, perché dicevo: porca miseria, perché magari mi capita l'occasione di fare una cosa più carina e poi però non si trasforma in un percorso. E quindi così, appunto, perché non ero motivata dalla questione economica, perché sennò uno dice: sei pazza, e perché bizzarramente ho sempre avuto la convinzione, tipo: io speriamo che me la cavo. Cioè, che comunque in qualche modo poi alla fine qualcosa faccio. E quindi dico: vabbè, questa cosa mi sta portando una marea di frustrazione, io non lo so se voglio continuare a farla. E giustamente c'è stata una persona che mi ha detto: scusami, già che tu hai deciso di smettere e che quindi non hai niente da perdere, perché non cominci a dire no alle cose che non vuoi più fare? La cosa peggiore che ti può succedere è che non ti chiamino più e tu smetti di fare questo lavoro. Ma tu hai già deciso di smettere, certo, di fare questo lavoro. Non ti cambia niente. Quindi, vincendo la voce che ti dice tanto non ce la puoi fare, ho cominciato a dire no, grazie, ai turni di brusio. Paradossalmente è stata una svolta fondamentale, perché quello che poteva essere il rischio di non lavorare più non si è concretizzato, perché ho lavorato forse all'inizio un po' meno, ma facendo cose più interessanti. Non ho avuto un disastro dal punto di vista economico, perché comunque facendo cose più interessanti, anche facendone meno, riuscivo più o meno ad andare in pari. Poi io al tempo vivevo col mio ex marito, che comunque sosteneva questa scelta, quindi se avessi avuto un momento di difficoltà, comunque in qualche modo lui mi avrebbe sostenuto. Fortunatamente non è successo, di lì a poco sono rimasta incinta, e questa scelta che io avevo preso così, senza progettare gravidanze o cose varie, in realtà è stata quella che mi ha permesso di lavorare anche durante la gravidanza, durante l'allattamento, e non mi sono mai fermata, perché comunque a quel punto non avevo più il turno che puoi venire questo giorno a quest'ora, ma mi chiedevano le disponibilità, e quindi riuscivo a mettermi il turno, tornare a casa, allattare e ritornare al turno. Esatto. Per cui è stato tutto una serie di fortunati eventi, ecco. Bella questa cosa, perché hai preso una decisione, spesso è forse la cosa più difficile da fare. Sì. Uno dice: sì, ok, ma se prendo questa decisione poi che cosa succede dopo? Quello che dico sempre è: io ero pronta a accettare le conseguenze. Quando si fa una scelta di questo tipo, devi mettere in conto l'idea che possa andare male, perché se lo fai senza mettere in conto quella e senza essere disposta a accettare l'idea che possa andare male, non lo stai facendo davvero, e se va male è un disastro. E oggi sei soddisfatta? Sì, sono soddisfatta e sono ancora in percorso. Che cos'è che vorresti nei prossimi anni? Cioè, mantenere questo? Ma io adesso l'ho un po' cambiata questa prospettiva. Visione. Quello che voglio è fare bene il mio lavoro. Quello che verrà non lo so, però tanto non si può sapere. Quello che voglio è continuare a divertirmi, andare e cercare di farlo bene. Non ho più l'aspettativa di: oddio, voglio. No, io lo voglio fare bene. Poi se ne viene qualcosa, bene.
se non ne viene qualcosa, bene uguale, perché comunque sto già facendo quello che mi piace. Nei personaggi che faccio ho già le mie soddisfazioni, posso già giocare, divertirmi, sperimentare, e quindi a posto così. Però voglio continuare a farlo bene. Sì, e a cercare di migliorarmi. La cosa bella è che si vede che tu hai fatto un percorso tuo personale per affrontare questo lavoro, e secondo me non è scontato, perché spesso è la cosa più difficile da ottenere. Uno pensa sempre, no, ma io devo fare il doppiatore, devo fare. Però uno, se ci pensa, anche i più grandi insegnanti di recitazione, anche di cinema, che parlano sempre di un lavoro personale e poi si approccia alla recitazione. È che tante volte l'attaccamento a un risultato è quello che ti impedisce di ottenerlo, quel risultato. È un cane che si morde la coda, perché tu sei attaccato a quel risultato, lo vuoi ottenere, capisci che l'attaccamento è magari un ostacolo, perché ti fa partire un certo tipo di emotività, ti fa partire una visione di te che non è vincente se non raggiungi quel risultato. Ma il risultato non ha niente a che fare con te, ha a che fare con una marea di fattori. Però allora tu che fai? Cerchi di staccarti dall'attaccamento per ottenere il risultato, e stiamo sempre lì, sei ancora attaccato, perché tutto il lavoro che stai facendo è per quello. Quindi alla fine la chiave è fare un lavoro su di sé per capire che quello che sei non ha niente a che vedere con il risultato che otterrai, ma di goderti il percorso. Nel senso, il giorno di frustrazione arriva comunque, lo accetti perché fa parte del percorso. Figo avere la tecnica perfetta, ma non è solo quello. Quelle cose non puoi impararle fino a che non fai anche un lavoro su te stesso, sulle tue emozioni, anche sulla fiducia che tu hai in te stesso, e sblocchi qualcosa che ti permette di capire e di andare oltre. La cosa che ho apprezzato è il fatto che noi anche ragazzi diciamo sempre: devi avere presenza quando vai negli studi o comunque quando ti presenti, non puoi essere un rammollito, non puoi essere un mollusco. E io invece, in realtà, una cosa che ho apprezzato, insomma, da te, anche vedendoti nell'approccio con loro, è che devo dire che mi ha fatto riflettere, proprio avere anche un approccio gentile, che a volte può funzionare comunque. Cioè, non per forza bisogna andare, come si suol dire, scusami la parola, cazzo duro. Esatto. Questa andava detta. E questa è la cosa che ho secondo pensato. Secondo me uno non deve snaturarsi. No. Perché diventi macchietta. Si percepisce che tu non sei autentico. Accetta quello che sei. Trova i tuoi punti di forza e sia autentico, sì, così. Benissimo. Ti ringrazio, Lidia, per grazie questa chiacchierata. È stato interessante. Grazie a te. Grazie. Ciao. Ciao e ciao a tutti. Ciao.